motore, azione! Le recensioni cinematografiche del Ganzino. Titolo del film: Alita, Angelo della Battaglia. Evento speciale per il Festival della Robotica. Da un manga giapponese ad un film ben narrato. Trama del film: ad Iron City, la città di ferro, nel 2563 il dottor Dyson ripara cyborg e robot. Trova la parte centrale di un robot e decide di innescarla nel corpo della figlia Alita, deceduta per una malattia. Ma i ricordi della città sospesa affioreranno. Di genere fantascienza, il film dura poco più di 2 ore, con tutti i titoli. Visto a Pisa il 19 maggio 2023 alle ore 21 presso il cinema Caffè Lanteri, con proiezione widescreen senza interruzione. Pregi? Film uscito nel 2019 proiettato oggi come evento speciale per il Festival Cinematografico della Robotica. Tratto da un manga giapponese di Yukito Kishiro, dove ci mostra un mondo nel quale l'umanità, nel 2563, sopravvissuta alla grande caduta, si arrangia per vivere dentro dei luoghi che ricordano l'architettura dell'antica America Latina. Scene e costumi sono al top e nella città immaginaria non mancano criminali e serial killer del futuro con a capo un certo Vector. Prodotto da James Cameron, il film in tante sequenze sembra essere una specie di seconda visione di Avatar, ma anche degli ormai famosi supereroi Marvel e della saga dei Transformers. Il regista Robert Rodriguez si dimostra pienamente all'altezza, riscuotendo un buon successo, tanto che a breve si parla di un sequel che non dovrebbe tardare ad uscire, anche perché il finale lo prevede. Anche in questo film la computer grafica ha fatto tantissimo. Difetti? Completamente assenti. Valutazione finale complessiva? Film eccellente in ogni sua componente. E ricordate, i film vanno visti al cinema senza interruzione.